Allora, nel prossimo servizio un documento davvero eccezionale, le immagini di un UFO avvistato nei cieli del Vajont tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Secondo il gruppo Ufologo Veneto si tratta del miglior filmato sull'argomento al mondo. Il filmato risale al 2003 e secondo gli ufologi è stato girato da un ignoto videoamatore in Valcellina, in località Ponte Giulio a Montereale di Vajont, in provincia di Pordenone, e recapitato, sempre in forma anonima, ad Antonio Chiumiento, esperto di porcia, in un pacchetto con su scritto «Ho paura». Prima di essere divulgato è stato analizzato da ingegneri e esperti di montaggio video. Il loro parere finale è che non si tratti di una sovrapposizione elettronica di immagini. Io dico che secondo la ricerca che ho fatto io non è un montaggio per i due motivi che si vedono quando io fermo l'immagine e affibbio a quell'immagine delle foto precedentemente scattate. E si vede che gli oggetti nel primo caso sono della stessa famiglia, nel secondo caso tutti e due usano gli ammortizzatori per poter non stare a foglia morta, come si dice, ma stare orizzontalmente ritti, ecco. Lei ha detto non è neanche un mezzo militare, allora è evoluto. A chi può appartenere questo oggetto volante? Beh, l'impressione che ho io, siccome assomiglia molto ai dischi volanti ripresi da Edward Billy Meyer, che è un contrattista svizzero, lui riprendeva gli abitanti delle Pleiadi. Potrebbero essere i Pleiadiani. La sequenza filmata, girata di giorno, senza rumori di fondo, è indubbiamente molto suggestiva. Il disco, che ricorda molto quelli visti nelle serie televisive degli anni 70-80, sta a una probabile altezza di 7-8 metri, sembra esplorare la zona, poi scompare nel cielo a una velocità che è stata stimata in 20.000 chilometri orari. Che cosa ci lascia la visione di questo filmato? Se realmente loro da pianeti diversi dal nostro hanno avuto la tecnologia per arrivare fino a noi, se volessero conquistare la Terra l'avrebbero fatto.